Ciao raga, benvenuti e bentornati sul mio canale, come va? Spero bene. Allora, oggi voglio provare insieme a voi una tecnica di styling, ma che non riguarda in particolar modo i prodotti da utilizzare, bensì un solo strumento, e sto parlando della Denman. Allora, la Denman, per chi non la conoscesse, ho già fatto video in merito, che magari vi lascio qui nell'info box così andate a dare un'occhiata. Però la Denman è questa spazzola super famosa, che serve per lo styling. Quindi, non pensate di comprare la Denman e di pettinarvi i capelli perché sentirete dei dolori atroci. Infatti, questa non serve per districare i capelli, bensì proprio durante lo styling per dare maggiore definizione. Io adoro la definizione così insieme al volume, però con questa tecnica che sto vedendo un po' in giro. Ci dovrebbe essere maggiore definizione. Allora, io non lo so se sarà un flop, perché è la prima volta che la provo, e la provo insieme a voi, quindi non lo so. Come premessa, diciamo, o anche come idea iniziale, secondo me è top, però non lo so, è da vedere. E quindi questo sarebbe un modo un po', più particolare. Speriamo bene e vi faccio vedere bene il tutto. Allora, io ho i capelli un po' così, un po' scombussolati, perché l'altra volta ho preso tantissimo vento che me li ha quasi lisciati, quindi sono abbastanza puliti, però me li sento, come dire, polverosi, perché veramente ho preso tanto tanto vento. Quindi io ora mi immergo, quindi vado a fare un bel lavaggio, vi faccio vedere tutti i prodotti che utilizzerò, ma anche e soprattutto i prodotti che utilizzerò per lo styling. Tra l'altro vado a provare anche un prodottino nuovo. Oggi faccio tutte novità, che poi verrà un flop totale perché non le ho testate. Allora, detto questo, però, prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, ci tengo tantissimo, veramente aiutatemi a crescere così da potervi dare sempre più consigli. E niente, se volete seguitemi su Instagram, vi lascio al video tra me e la mia Denman. Ah, questa, per se me lo chiedete, perché già so che me lo chiedete anche soprattutto 10.000 volte, questa è una Denman a 7 file. Trovate anche quella a 9 file, però devo dire la verità, io mi trovo benissimo. La differenza sta un po' nella, come dire, nello spessore dei capelli, nella quantità e anche nella lunghezza. Avrei potuto prendere anche quella da 9, ma quella da 7 costava di meno e andava meglio, quindi vado a lavare i capelli e ci vediamo tra poco. Eccomi, allora ho appena finito di lavare i capelli, vi faccio vedere che cosa ho utilizzato. Allora, come Loopoo ho utilizzato questo di Love Beauty and Planet. Questo, mi raccomando, fate attenzione quando prendete questo shampoo. Deve esserci scritto sulfate free shampoo, perché spesso mi mandate foto di questo shampoo con i solfati, perché c'è in due formulazioni. Quindi mi raccomando, state attenti quando comprate i prodotti di Love Beauty and Planet. E poi, come sono peli, come balsamo, perché non ho messo la maschera, ho utilizzato questo di Imbue. Questo ha le proteine. Mi raccomando, cercate di bilanciare sempre la vostra routine. Quindi questo è idratante e questo è proteico. Quindi mi raccomando, soprattutto se avete già introdotto le proteine. Allora, come prodotto per lo styling, invece, vado ad utilizzare questo prodotto nuovo. In realtà non si dovrebbe fare, soprattutto diciamo quando faccio un video, per andare sul sicuro, però questo è questo super prodotto nuovo, The Mixed Cheeks, che è diciamo una crema gel. Vediamo. Allora, lo vado a mettere. E poi facciamo quella tecnica che vi ho detto con la Denman. Speriamo bene. Allora, come vi ho detto, è la prima volta che lo provo. Ah, vedete com'è? L'odore è di pesca. Allora, vado ad applicarlo, diciamo, cercando di essere abbastanza uniforme.
Cioè, sa proprio di pesca. Ok, quindi vado con la divisione in sezioni dei capelli e vado abbastanza, diciamo, come tutte le altre volte in cui utilizzo la lemma. Quindi dividendo così e vado. Allora, in pratica questa tecnica che cosa prevede? Vediamo se riesco a farlo. Quindi bisognerebbe fare prima così, poi si gira, aspettate, arrivato a questo punto si dovrebbe fare così, si dovrebbe girare in questo modo, così. Allora vi faccio vedere meglio, vediamo se ho capito. Quindi così, no? Facciamo così, poi vado fin giù e inizio a girare così, inizio a girare la lemma. Che ho ottenuto per il momento. Faccio vedere anche da quest'altro lato meglio. Allora, vado così. Quindi, arrivato a questo punto, inizio a girare la lemma. Quindi giro così, vedete, come se fosse un finger coil, girando così. E questo è il risultato. Continuo. Questi sono i risultati. Che cosa faccio? Prendo un po' di mousse, questa di Phytophilos, tenuta forte e che ha le proteine, quindi vado con un pump e faccio un po' di scrunch, quindi sia di qui che di qui. Quindi divido in altre sezioni, prendo questa ciocca, vado di così. Poi giro, inizio a girare la ciocca su se stessa, così. Allora raga, così vado qui, mantengo questa ciocca così e giro, capito?
altro po' di schiuma. Arrivato a questo punto asciugo i capelli e ci vediamo dopo. Fatto, mi sono trasferita qui con lo sfondo bianco. Allora vi faccio vedere il risultato. Questi sono i capelli, guardate qui che definizione, mi fanno un po' impressione perché è come se avessi tre capelli, vedete? Però il risultato è davvero sorprendente. Vi ho detto, vado a dividere i capelli. Allora, l'unico problema è che non vedo molto bene, quindi tipo vediamo questo, lo vado a dividere in maniera molto delicata, quindi vedete così, dov'è quell'altro? Quindi cerco di fare così un po' con tutta la testa, altrimenti sembra che io abbia solo due capelli. Raga, allora ho diviso, cercato di dividere tutti i ricci. Questo è il risultato finale. Io ancora non mi alzo perché l'ho fatto a testa in giù per vedere meglio tutti i riccioli. Smuovo un po' le radici. Ok, questo è il risultato finale. Finalmente sembra che ho i capelli, come dire, più capelli. Con il risultato iniziale sembrava avessi pochi capelli. E questo è il risultato. Allora, che dire? Che dire? La tecnica la devo un po' affinare. Perché ovviamente ve l'ho detto, questa è la prima volta che la provavo insieme a voi, però tutto sommato i capelli secondo me sono top e è anche abbastanza veloce, perché credetemi ci ho messo pochissimo tempo e questo è il risultato, che dire? No vabbè, cioè i capelli secondo me sono bellissimi, no, adoro. Allora, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io letteralmente adoro. Io dicevo letteralmente adoro. E niente, fammi sapere se provi questa tecnica. Mi raccomando, se provala, se la provi, taggami su Instagram. E sono molto contenta di vederlo. Oddio, adoro, bellissime. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto mettimi un pollice in su, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo alla prossima. Ti mando un bacione, ciao! Ah, e i miei capelli normalmente non sono così. No.